suo pragmatico lavoro che ha fatto durante questo periodo come coordinatore. Alza la voce, alza il microfono, se no alza il microfono. Si sente? Adesso. Dicevo, ringrazio il dottor Mondadori perché è una persona molto pragmatica, concreta, ha svolto un lavoro di coordinamento dando consigli e dicendo delle cose che poi noi siamo a mettere. Ringrazio tutti voi che siete qua presenti a questa nostra presentazione della lista. E come sapete, la costituzione di questo raggruppamento o movimento, come si dice adesso, che abbiamo voluto chiamare civiltà politica, di democrazia popolare, civico e politico allo stesso tempo, aperto al contributo di conoscenze e intelligenze molteplici e differenti. Non espressione diretta, quindi, dei partiti tradizionalmente intesi. Nasce dalla esigenza diffusa, a mio parere, ma al nostro parere, nella popolazione, quindi dalla necessità di unire le forze migliori che si riconoscono in un progetto ampio con l'obiettivo di creare un largo consenso per meglio affrontare insieme e uniti i numerosi e datati problemi del nostro Paese. Convinti che serve al Paese unitarietà, coesione e armonia sociale. Lavoreremo per riparare un tessuto sociale, come veniva accennato prima dal dottore Montepaoni, un tessuto sociale diviso e lacerato, un triso di disagio diffuso, disinteresse e poco assente partecipazione dei giovani, in particolare, alla vita politica e all'impegno sociale, distacco dalle istituzioni. Vogliamo superare gli steccati e le divisioni con il pensiero e lo sguardo lungo verso il futuro, invece di perimetrare ognuno i nostri orticelli domestici. Costruire un'altra politica di forte, inedito e radicale cambiamento. Aprire le porte ad una nuova stagione politica. Superare questo clima di freddezza, di crisi sociale, di crisi sociale e politica, per ridare speranza e il giusto peso alle vicende quotidiane dei giovani. All'inizio, subito dopo l'estate, e non da anni, come qualcuno ha cercato di dire, lavorando a questa idea, che prima era un'idea, non sono mancate perplessità, dubbi, nel senso che non era una cosa scontata o, se volete, facile da realizzare, tenendo presente la storia politica del nostro Paese. Storicamente, in alcune occasioni, le alleanze venivano chieste e raramente o mai fatte dopo. Ricordo quella fatta all'indomani dell'alluvione del 2001, con Burri e tutti gli altri che erano presenti in Consiglio Comunale, esperienza politica e insieme amministrativa buona che ha portato positivi frutti. C'era tanto da lavorare in quel periodo che non abbiamo avuto il tempo nemmeno di fare polemica. Oggi siamo riusciti a concretizzare prima e con mesi di anticipo, con umiltà, con onestà
intellettuale, con chiarezza, consapevoli delle nostre diversità, ma anche con impegno e determinazione. Questo progetto di civiltà politica che stasera presentiamo. Quindi siamo partiti da un'idea che oggi stasera è diventato un progetto che noi presenteremo. Civiltà, vedete, è il termine e l'insieme delle forme di vita materiale, sociale, culturale che contraddistinguono un popolo. Ma civiltà anche nel significato di progresso, gentilezza, educazione, buone maniere, apertura mentale, rispetto delle diversità. E se mi è consentito, mi scuso di questo, sono venuto a conoscenza che alcuni hanno, come dire, strappato i manifesti della lista numero 2, cancellando una figura. Credo questa sia una cosa che non debba avvenire, una cosa che noi tutti condanniamo, perché rispettiamo ogni persona, anche quelli dell'altra lista, perché ognuno deve avere la libertà di fare quello che decide. Quindi lo dico perché è una piccola cosa, perché però le piccole cose poi possono diventare provocazioni e cose. Credo che questo non debba stare, non può stare nella nostra, nel nostro impegno, e quindi non può stare nell'impegno di questo popolo. Politica nel significato più ampio del termine, che noi vogliamo dare interesse verso i problemi della nostra città, partecipazione attiva dei cittadini, coinvolgimento alle decisioni e quindi alle scelte che riguardano il territorio e il suo insieme e tutta la popolazione. Alcuni, forse molti, soprattutto nelle fasi iniziali, ma ancora oggi forse, non credevano che saremmo stati capaci, che saremmo stati, che ci saremmo riusciti in questa nuova e inedita impresa. Per guardare, sono stati detti e messi in giro molti luoghi comuni, a cui noi non daremo grande peso nel seguito, che tuttora si sentono, sono divisi, sono diversi, bisticciano già, bisticceranno di sicuro, anzi sono stati in passato nemici, stanno insieme perché faranno accordi di potere e perché non hanno niente in comune. Sono uniti contro e per cacciare il Signore. Tutte cose che sono smentite dai fatti e ancora di più saranno smentite nel corso di questa campagna elettorale e anche dopo, concretamente nei fatti. È vero che siamo in crisi e ci caratterizzano esperienze di politica, ma una cosa abbiamo in comune: la capacità, l'intelligenza e l'interesse a svolgere un ruolo propositivo per il nostro paese. Questo è il progetto di civiltà politica, e in realtà, nonostante critiche e dubbi, diffidenze, come dicevo prima, e questo è un primo importante successo, che non era scontato, il presupposto per competere, mi auguro con successo, in questa gara per la conquista del necessario consenso per governare il nostro paese. Faremo la nostra battaglia elettorale con umiltà, nel rispetto delle altre posizioni, con onestà politica e intellettuale e con civiltà. Prima di accennare il nostro programma, che non dirò perché è molto lungo da dire, e a presentare i nostri candidati, mi sia consentito di ringraziare quanti hanno lavorato e si sono spesi per questo primo traguardo. E ringrazio tutti e ognuno per il ruolo che mi è stato assegnato di guidare
questa lista di civiltà politica. Lo farò con impegno e con tutte le energie che ci assiede per unire, guardando al bene comune del nostro Paese. Sono certo che tutti gli altri faranno la stessa cosa. Il programma, c'è stato un errore di stampa e di tipografia, che distribuiremo al massimo domani, è un programma, noi abbiamo detto il nostro programma è 10 punti, vi leggo solo i titoli per non parlare di niente. Porta aperta ai cittadini, un nuovo patto di cittadinanza, settore di intervento, la persona prima di tutto, associazionismo e volontariato, immigrazione, il governo del territorio, lo sviluppo armonico dell'intero territorio e del paesaggio del mare, attività produttive, commercio e politiche del lavoro, filiera, turismo, ambiente, giovani, istruzione, cultura e sport, infanzia, adolescenza, politiche per la famiglia e disabilità, la macchina comunale, agricoltura e agroalimentare di qualità, sicurezza e protezione civile. Abbiamo voluto fare sinteticamente, anche se è un po' lungo il programma che siamo abituati, perché il programma non è solo un aspetto del nostro ragionamento che presentiamo stasera e nel corso della campagna elettorale, ma deve diventare il momento di riferimento e sicuramente deve essere allargato, ampliato, aggiornato in base alle esigenze, e quindi deve diventare il punto di riferimento di tutta la nostra azione politica. Ringrazio tutti quelli che hanno deciso di stare in questa lista, e in modo particolare lo voglio fare per i giovani, che per la verità ha trovato disponibilità, voglia, come dire, entusiasmo ad essere presenti ad esperienze diverse rispetto alla loro vita fino adesso, e io ritengo che questo è importante. Ringrazio tutti, ma in modo particolare un ringraziamento particolare, come dicevo, va a tutti quelli che hanno lavorato per costruire questa iniziativa civica. Non posso dimenticare tutta l'opera, la calma, la serenità con cui Vittorino Montepaoli, di cui si dice altro, insieme a lui abbiamo affrontato. Come vedete nella lista stasera manca Nicola Marino, che si trova impegnato e quindi non è potuto venire, ma credo che sia una figura molto importante nella nostra lista, ed è una figura di prestigio, perché da tanti anni che non si candida e ha deciso di farlo adesso in questa iniziativa di tutti insieme per il Paese. Manca la ragazza di Erce della Vecchia, Procopio Maria Generosa, per un lutto in famiglia del marito. Ma avremo modo sicuramente nel corso di queste settimane di incontrarci, e speriamo anche per poter parlare e dialogare con tutti in maniera serena e in maniera tranquilla. Ci sono i giovani che vogliono dire. Sentiamo quelle ragazze che vi hanno detto che vogliono parlare prima, per evitare. Chiedo scusa, dovremmo ricordare anche la mancata comparizione del dottore Lioi. Ah, il dottore Lioi, sì, che mi è venuto stamattina ed è impegnato, rientra tardi stasera, se no sarebbe venuto, e quindi un'altra figura importante che ha dato la sua adesione. Tutti conosciamo il padre e la sua opera che ha prestato come medico, e il figlio ha deciso di dare una mano. Allora,
Per prima cosa, la lista non ve la leggo, perché la leggerete da soli, ed è già sostanzialmente ben conosciuta da parte di tutti. Io passerei la parola per dire qualcosa alla dottoressa Sanà, poi a Barbara Galati, che tutti conoscete sicuramente, gli interventi saranno brevissimi, perché questa è un'iniziativa di presentazione, non è un'iniziativa dove dobbiamo discutere e dire chissà che cosa rispetto a tutte le altre cose. Ci sarà tempo, ci sarà modo, e credo che saremo in grado anche di farlo. Prego, dottoressa. Si sente? Sì. Fa un certo effetto stare qui con voi in questo momento, in questo contesto. Sono molto emozionata. Guardavalle è il paese dove sono nata e cresciuta, il paese dove ho deciso di ritornare a vivere dopo l'università. Io voglio bene al mio paese, ne stimo gli abitanti. Per questo ho deciso che è arrivato il momento di mettere al servizio dei miei concittadini le mie competenze, la mia passione e il mio entusiasmo. Mi candido perché credo nelle mie idee, ci metto la faccia, ma soprattutto perché vorrei impegnarmi a far diventare questo paese più bello, più vitale. Il contesto nel quale viviamo è contrassegnato da una drastica riduzione delle risorse verso gli enti locali e da un crescente disagio sociale che coinvolge quotidianamente tutti i cittadini di Guardavalle. In questa fase molto delicata è importante offrire impegno, stabilità, e io stasera sono qui ad offrire il mio impegno e a chiedere la vostra fiducia. Il Comune, a livello istituzionale, è l'ente più vicino al cittadino, quindi deve essere per tutti noi un punto di riferimento. Guardavalle deve essere un paese che riflette, che guarda al futuro, che si prenda cura di tutti. Un paese nel quale sia attraente vivere e lavorare, che valorizza le donne, in cui le giovani coppie possono mettere famiglia su con naturalità. Un paese nel quale sia agevole crescere ed educare i bambini e per gli anziani sia piacevole invecchiare. Cerchiamo di ridurre le distanze economiche, sociali, culturali e anche le distanze tra di noi. La famiglia, il lavoro, le infrastrutture, le istruzioni sono temi centrali sui quali intendiamo indirizzare le nostre energie, impegnandoci a realizzare punto per punto le nostre idee. Il progresso di un territorio deve essere pianificato, nulla deve essere lasciato a caso e all'improvvisazione. Vi invito a leggere e non a farvi raccontare il programma che la lista Civiltà Politica per Guardavalle ha deciso di presentare. Particolare attenzione sarà assegnata alle politiche sociali. Viviamo in un momento storico di profonda difficoltà. Spesso si sente dire che è l'unica epoca storica in cui i figli stanno peggio dei genitori. Quanta verità in questa affermazione, ma noi non lo dobbiamo accettare ed è proprio da qui che dobbiamo ripartire. Cerchiamo di lasciare ai nostri figli, questo lo dico da mamma, un mondo migliore rispetto a quello che abbiamo trovato. È necessario valorizzare al massimo il settore produttivo e commerciale del territorio. Un sistema imprenditoriale sano può favorire reali sbocchi occupazionali, generando benessere sociale. Decidere di presentare la propria candidatura in tempi come oggi è prima di tutto una scelta coraggiosa e in secondo luogo una scelta di responsabilità, lo stesso coraggio e responsabilità che chiedo a voi elettori. Il 10 giugno siamo chiamati ad esercitare un diritto, ma soprattutto un dovere civico e morale, perché dalla scelta manifestata dipende il futuro prossimo di Guardavalle. Oggi più che mai questa eterogenea squadra fatta di donne e uomini, volti nuovi e persone di esperienza,
che condividono un unico obiettivo, essere uniti e utili alla propria comunità. Ha bisogno del sostegno e del buonsenso degli anziani, della vitalità dei giovani e dell'emotività delle donne. Guardavalle sarà domani quello che noi faremo insieme oggi. Concludo affermando che il dottore Tedesco, con la sua storia professionale e amministrativa, è l'unica persona giusta per guidare questo cambiamento. E Guardavalle. Grazie. Grazie. Allora, io ovviamente sarò breve e voglio dirvi alcune cose. Cari lettori e care lettrici, buonasera. Sono Barbara Galati, anche se mi conoscete un po' tutti, è doverosa una mia presentazione ufficiale. Come ben sapete, sono un'artista, dipingo, realizzo oggetti artistici, ma soprattutto sono una cantante, interpreto e scrivo i miei brani. Quando il nostro caro dottore Antonio Tedesco mi ha chiesto se volevo candidarmi, ovviamente nutro, devo dire che nutro una profonda stima per il dottore Tedesco, questo l'ho detto. E ero molto titubante, perché questo non è un incarico semplice. Però, siccome io sono una persona che se prende un impegno lo porta fino in fondo, ho dovuto rifletterci molto. E poi alla fine ho accettato. Darò ovviamente il mio contributo per quanto riguarda le mie competenze in ambito musicale e culturale, per la mia grande passione che mi lega ad esse. Quello che mi preme di più in veste di artista, tra le altre cose, tra le altre priorità che ci sono e ne siamo tutti consapevoli, è puntare su una maggiore valorizzazione delle nostre opere d'arte architettoniche, che sono veramente un patrimonio inestimabile, ma ahimè lasciate in uno stato di totale abbandono. Permettetemi, di leggervi una citazione alla quale tengo molto e che riguarda l'arte e quello che è per me. E dice così: al di là di retoriche banali, io credo fortemente nell'immenso potere salvifico dell'arte, che ponendosi come tramite tra l'assoluto ed il relativo, permette all'uomo di lasciarsi permeare dalla verità per divenire interprete del mondo, delle sue gioie e delle sue sofferenze, e di parlare al cuore delle persone con il visibile linguaggio dell'anima, che appare nella sua concretezza attraverso il movimento. Ritornando alla mia candidatura, volevo dirvi che sono ottimista. Credo che unendo le nostre forze si possa fare tanto e bene, si possono raggiungere dei buoni obiettivi. Ovviamente siamo tutti consapevoli che serve impegno, volontà, fede, perché anche quella è importante, e perseveranza. Io ci credo e come me tutti dobbiamo crederci. Dando la vostra fiducia a questa squadra, darete vita nuova a questo paese, perché ci siamo messi tutti in discussione, perché ci teniamo molto, perché vogliamo crescere, perché abbiamo tanto entusiasmo e tanta voglia di fare. Voglio quindi ringraziarvi anticipatamente per il sostegno e la fiducia che ci darete. Quello che posso assicurarvi è che io ci metterò tutto l'impegno possibile insieme a tutta la squadra. E niente, solo questo volevo dire. Grazie a tutti. Io sono Lucia Domenico e sono candidato con questa lista per dare una svolta più che altro, in quanto vedo Guardavalle in un degrado. Gli amici che vengono dal nord per le vacanze mi dicono: forse vengo a fare, ci sta solo il mare. Quindi dobbiamo dare qualcosa oltre al mare per raccogliere le persone del nord e farle venire. Non è che Rimini ha qualcosa in più di noi, ha solo le strutture, la personalità della gente che le spinge ad andarci. Noi abbiamo il mare ed è la risorsa più grande, abbiamo altre cose, abbiamo il centro storico. Io mi sento in dovere di dirlo, ringrazio chi mi ha chiamato in causa a far parte di questo gruppo, perché mi sono sentito in dovere di far parte di questa realtà.
per dare una svolta, più che altro. In quanto giovane, credo di dare una vita nuova anche a me, perché è un'esperienza nuova, più che altro. E vorrei dare anche a, se avrò la famiglia, di rimanere qua invece di andarmene oltre, perché tante persone mi dicono vattene da qui perché non c'è un futuro. Perché chi rimarrà? Rimarrà solo la gente anziana? No, ci dovremmo rimanere quel poco di ragazzi che riesce a spingere sia l'anziano che diciamo, ha l'esperienza per far crescere il paese, non abbatterlo. Io volevo dire solo questo. Grazie. Buonasera a tutti, mi chiamo Cosimo Dele, vivo da sempre a Cavallo e ho una piccola attività commerciale in paese. Mi candido per la seconda volta al consigliere comunale. La prima volta è stata 5 anni fa con l'attuale amministrazione, con il sindaco Pino Sia. All'inizio pensavo poteva essere una buona avventura, poi guardando nell'arco dei 5 anni l'attuale amministrazione, vedere che non pensava ad amministrare, non pensava al cittadino, ma pensava a litigare, a promettere e non portare in campo le parole promesse durante la campagna elettorale, ahimè, devo dire che sono un piccolo rimpianto. Però ho la soddisfazione di presentarmi di nuovo con l'attuale lista civica, candidato al dottor Antonio Tedesco. Lo ringrazio personalmente, lui e tutti gli altri consiglieri. Sono emozionato, se non mi hai parlato. Devo dire che negli occhi di tutti l'attuale come il paese in degrado, basta andare a farsi un giro nel paese sul lungomare, tutte le parti, non ci vuole chissà che cosa per tenere un paese pulito o rispettare il cittadino non serve solamente a 5 anni per andare nel seggio elettorale e votarti, deve avere rispetto di un cittadino. Nell'attuale amministrazione un candidato sindaco Pinassia non l'ha avuto. Quello che vi chiedo io è il giorno 10 giugno di andare a votare e di votare la lista numero 1 con candidato il dottor Antonio Tedesco. Grazie. Dobbiamo, diciamo, parlare un po' di voi.
bisogna parlare del turismo, un turismo che bisogna parlare dell'estate, come diceva il dottor Tedesco, un'estate che deve essere una cassa di risonanza per guardare, cercare di portare gente. Parlare, che vi devo dire, per quanto riguarda fare qualcosa come attrazione a Guardavalle, attrazione dove il paese deve avere un'immagine, questo paese, perché dobbiamo uscire da questo impasse a Guardavalle, noi dobbiamo avere un'immagine. Veramente in questo paese ci sono molti problemi e quindi ci vuole un'amministrazione forte, un'amministrazione forte dove il dottore Tedesco, pure Francesco, Ciccio, eppure con i giovani, perché i giovani, abbiamo avuto problemi a trovare i giovani, diciamo, in un certo qual senso, perché io vedo che molti giovani sbucano dalla politica, no, ma sbucano veramente. Noi dobbiamo cercare di portare i giovani all'interno del Consiglio Comunale, perché prossima volta noi non ci dovremmo essere, dobbiamo fare, diciamo, uno spazio per portare i giovani avanti e vedere cosa possono fare. Grazie. Prima ridevano perché ero io basso, no? No, io chiedo scusa se parlo in piedi, ma un momento di deformazione professionale, ahimè, non mi fanno parlare seduto, anche perché non mi vedrebbero un tribunale, stante la mia... Ma non senti più dopo, forse è qui. Si sente adesso. Sì. Bisogna avvicinare. Buonasera a tutti, buonasera agli intervenuti, buonasera ai curiosi, buonasera a tutti coloro che hanno ritenuto di venirci ad ascoltare, non che noi avessimo bisogno di un supporto uditivo, ma ci conforta che anche qualcuno non interessato sia venuto a capire quali sono i nostri pensieri, le nostre idee su quella che potrebbe essere una svolta, come ha detto il dottore Montepaone prima, dottore Tedesco, relativamente a questo paese. Devo fare una premessa, perché molti di voi si chiederanno, se lo sono chiesti, se lo chiederanno successivamente, qual è stata la spinta che ha indotto un catanzarese doc che a 50 anni scopre il piacere di questo paese a decidere, prima di venire a vivere qui, ad impiantare la sua famiglia, a far sì che i propri figli crescano nell'affetto di tutti, e poi successivamente decidere di scendere in campo, perché chi vive in un luogo, chi vive in un agorà, ha l'obbligo, chi vive in una piazza, ha l'obbligo di rendersi conto di quello che succede in questa piazza. Ebbene, per mia abitudine, il passato che trascorrevo ottimi pomeriggi in compagnia di una persona oggi presente qui a discutere, a camminare, a tentare di togliere qualche chiletto in più, e trovavo ristoro nel confrontarmi con questa persona su quelli che erano i problemi reali di questo paese. Si parlava di una classe politica ormai vetusta, usata, riciclata, che aveva bisogno di un momento innovativo. Si parlava di, ahimè, di una classe professionale in loco, assoggettata alle piccole prepotenze amministrative, alla logica dell'incarico, e tutte queste argomentazioni mi avvicinavano sempre di più all'idea che bisognava fare qualcosa. E questo mio interlocutore, una specie di Virgilio, in questo mio cammino che mi ha avvicinato, a un certo punto convergeva con me, prendendo spunto anche dalle idee di qualcun altro che di questo paese ha fatto la storia politica, nel dichiarare un unico presupposto principale: la inadeguatezza di questo sindaco a coprire il suo ruolo. Attenzione, dico di questo sindaco, perché non avevo io la capacità di conoscere qual era la struttura amministrativa che lo sorreggeva, se non personalmente, ma l'inadeguatezza, la sua poca attitudine a quello che era un risvolto di umanità, di tranquillità anche nei rapporti con chi non conosceva,
e convergevamo entrambi su questa idea. Ci guardavamo in faccia e dicevamo: sì, ha ragione Tizio quando dice che è inadeguato. Ebbene, quel momento ha fatto sì che ha fatto nascere in me questa voglia di cimentarmi. Perciò io devo ringraziare oggi Francesco Minniti, il maestro Minniti, che mi convinse con quella sua affermazione sull'inadeguatezza e sulla necessità di partecipare per far sì che questa inadeguatezza fosse tolta via da questo palazzo e da questa aula consigliare. Perciò ti ringrazio Francesco, e solo per evitare ulteriori interpretazioni polemiche devo dire che la coerenza sta tutta qua e non dico altro. Per quanto riguarda il nostro programma, ritengo che sia oltremodo ultronio elencarvi quello che il dottore Tedesco mi ha denunciato in 10 minuti. Mi avevano parlato il dottore Tedesco di una persona che gli piace parlare, che si parla addosso. Invece il dottore Tedesco è stato di una sinteticità unica, ha parlato, ha detto quello che doveva dire, e io non mi ripeterò. Io dico solo una cosa: esorto prima di tutto i giovani, come hanno detto anche i miei compartecipi in questa avventura, e lo dico anche ai miei competitor giovani, a non abbassarsi a delle logiche di potere. Fate qualcosa per questo paese, ve lo dice uno che è nuovo di questo paese, ma che ha avuto il piacere, l'abilità di conoscerlo. Mia moglie è di Guardavalle e a volte mi dice: conosci più luoghi tu, più anfratti, più località che io, che sono nata qui a Guardavalle. Pertanto vi ringrazio ancora una volta per questa meravigliosa serata. Vedo abbiamo la sala piena, ma non era questo quello che vi dicevo, era fondamentale per noi. Vi ringrazio per l'avventura che ci farete vivere e vi ringrazio per il vostro appoggio che darete principalmente al dottore Tedesco, perché ritengo sia l'unico che possa rivestire la carica di sindaco in questo paese. Grazie. Non mi conosci, io sono Bobo Purri. Vabbè, sì, potrebbe essere qualcuno. Vabbè, intanto voglio salutare tutti i presenti, tutti coloro i quali hanno voluto partecipare questa sera a questa nostra presentazione, e quindi ringraziarli, ma un ringraziamento particolare va ai componenti la lista, quindi a tutti noi che siamo da questa parte, scusate se uso questa espressione, però è un doveroso ringraziamento, in quanto tutti quanti ci siamo voluti cimentare in questa esperienza e tutti quanti vogliamo cercare di dare la mano per dare una svolta a questo paese. Quindi un saluto a tutti quanti i componenti che con impegno generoso e per far sì che ci fosse, come già hanno detto i giovani, anche le giovani donne, per fare questa nuova esperienza al servizio di questa collettività. E la lista è una lista che, come tutti un po' ci conosciamo, è una lista fatta di competenze, quindi ci sono esperienze più anziane, mi riferisco chiaramente a me, al dottore Tedesco, ci sono a Ciccio Montepone, quindi a Toto Cosci, che siamo un po' veterani, ci siamo cimentati in più occasioni in questo ruolo di consigliere comunale, quindi anche oggi. E un ringraziamento particolare alle due donne ed anche alla signora Procopio, che stasera per un lutto in famiglia non è con noi, ma ci ritroveremo tra venerdì e sabato quando faremo i comizi in Piazza Immacolata e poi in Marina, dove sicuramente avremo il piacere di ascoltarle e avrete modo anche di conoscere. E guardate, abbiamo fatto una lista, civiltà politica che nasce da un movimento, non riguarda i partiti tradizionali della politica, però la politica sta dentro, perché ognuno di noi ha la sua esperienza, ha avuto il suo passato e sicuramente non è oggi che si cambia quella che è l'idea, l'obiettivo, la mentalità, eccetera eccetera. Quindi ognuno rimane un pochino con le proprie idee, però ci siamo cimentati in queste esperienze perché riteniamo che ci siano oggi le condizioni per far cambiare, per far fare un salto di qualità a questo paese di cui ha tanto bisogno. Quindi riteniamo che Guardavalle ha bisogno un po' di tutti. Il paese in questi anni ha fatto passi indietro, un po' la responsabilità ce la dobbiamo accollare tutti, non è solamente colpa di questa amministrazione, ma un pochino tutti negli anni abbiamo dato
un qualcosa e forse avremmo potuto sicuramente dare di più e fare sicuramente di meglio. Civiltà Politica, abbiamo presentato un programma che poi inviteremo un po' tutti a leggere. Noi abbiamo pochissime copie stasera perché le stampe purtroppo non siamo riusciti ad averle questa serata, però sicuramente da domani e dopodomani saranno distribuite, quindi inviterei un po' tutti a leggere, a dare lettura, ma non a dare la solita lettura così en passant. Bisogna dare una lettura perché è un programma che è costato fatica farlo, è costato fatica realizzarlo, e di conseguenza concretizzare un po' queste cose che sono la spinta propulsiva che poi ci andrà a vedere, speriamo, dopo il 10 giugno ad amministrare questo paese, dovremo poi fissare questi obiettivi e questi dati. Il paese, dicevo, sta andando indietro. Negli anni noi, come dire, abbiamo trascorso un pochino per quelle attività tradizionali che ci sono state, quindi mi riferisco un po' all'agricoltura, un po' all'artigianato, all'edilizia, quindi hanno fatto in qualche modo crescere il paese, il centro storico con le attività agricole, e hanno fatto crescere la marina con questa espansione che per la verità non è venuta poi così tanto bene, è un pochino disordinata, ci stanno una serie di problemi riguardanti l'urbanizzazione eccetera eccetera, non mi voglio soffermare qua in questa sede. Però chiaramente Guarda Valle è un po' cresciuta, c'è stata una certa economia, la gente in qualche modo è andata avanti, l'economia si è mossa, abbiamo avuto parecchi operai, parecchie squadre eccetera. Oggi questo discorso a Guarda Valle non c'è più, l'agricoltura ha rallentato enormemente, le attività o le piccole attività produttive artigianali sono sostanzialmente scomparse, l'edilizia oramai è ferma se parliamo esclusivamente di edilizia ex novo. Rimangono pochi interventi di ristrutturazione perché oggi c'è questa necessità, gli interventi fatti negli anni, quindi dove tutti quanti abbiamo tra virgolette investito in fabbricati, in costruzioni, oggi ci ritroviamo a dover sopportare alcune spese e le spese per mantenere quello che negli anni siamo riusciti a realizzare. Pensavamo di diventare tutti quanti ricchi, ci troviamo oggi un pochino tutti quanti più poveri. Questa è una cosa che comunque bisognerà riflettere. E allora parliamo di queste nostre realtà, abbiamo la realtà della marina dove c'è diciamo tra virgolette il turismo, ci dovrebbe essere il turismo, c'è il paese con il centro storico, c'è la montagna che comunque vive in una situazione di distacco totale, noi abbiamo una montagna, una frazione montana che come dire, è ai margini di quello che è il tessuto sociale di questa nostra realtà. E quindi abbiamo amici, ci troviamo di fronte a un paese disgregato, è un paese senza socialità, manca appunto la coesione sociale. Si sta parlando in questi giorni, parlano un po' i cittadini, parlano un po' componenti l'altra lista, di trasparenza e partecipazione. Io per la verità in questi 5 anni questo non sono riuscito a vederlo, sarà che sono limitato un pochino, d'altra parte l'età forse non mi riesce tanto a vedere, però tutta questa trasparenza e partecipazione io per la verità in questi anni non l'ho vista. D'altra parte non c'è stata, perché non c'è stato in quanto il discorso di dover partecipare, io sono consigliere comunale assieme a Nicolino Montacone come opposizione e per la verità in questi 5 anni non siamo mai stati chiamati, mai stati coinvolti in soluzioni, in delle scelte. E per capirci mi è stato consegnato stasera, quindi con data oggi 21 aprile, c'è il dischetto sul piano strutturale associato, il PSA, cioè vuol dire per 5 anni il comune è stato dormiente, alla vigilia delle elezioni mi viene consigliato, addirittura ci parlava forse di portare il PSA in consiglio comunale, mi pare una cosa, cioè, io vorrei chiedere a qualcuno di voi, ma qualcuno di voi in questi 5 anni è stato chiamato a dire la sua sul piano strutturale associato? Ritengo di no. Quindi questo è per far capire la partecipazione dei cittadini a quella che è la vita pubblica, la vita sociale, la vita in un paese. E non è solamente questo, leggiamo sui giornali, su Guarda Valle Online, qui l'amico carissimo ogni tanto ci fa sapere le cose, si parla di sottopasso, c'è un progetto che dovrebbe andare a finanziamento, quindi con le valutazioni da parte delle ferrovie e della regione, mai nessun consigliere è stato chiamato a discutere di sottopasso o di soprapasso, mai nessuno di noi è stato coinvolto per far capire alla gente, comunque per sapere, un consigliere non dovrebbe sapere, un consigliere comunale, se c'è una possibilità, consiglio comunale aperto, a parte se c'è sta possibilità di creare un collegamento con la fascia a mare a guardarlo, mi pare una cosa molto importante. Nessuno sa niente, sappiamo solamente che c'è stato fatto un progetto, un preliminare
di progetto, comunque da proposta di progetto nessuno sa, quindi neanche noi consiglieri comunali. Quindi la partecipazione, amici cari, dove sta? La trasparenza, l'avete vista in questo palazzo che siamo riusciti a realizzare con un finanziamento nel 2003 assieme a Ciccio Montefora, a Toto Cosci e ad altri. Mi pare non ci sia, per non parlare poi di Lungo Fiume e di tutta una serie di situazioni. E quindi dicevo, l'amministrazione che dovrebbe essere il riferimento, lo accennavo qualcuno prima di me, mi pare l'avvocato Belmonte, accennava che l'amministrazione è punto di riferimento per i cittadini, punto di riferimento per le istanze dei cittadini, delle esigenze delle associazioni, di aprire un confronto. Sostanzialmente in questi anni noi abbiamo avuto un distacco totale, i cittadini da una parte, i consiglieri comunali da una parte e la maggioranza chiusa in questo edificio dall'altra. Non mi pare che questo sia un modo per poter portare avanti quelli che sono i problemi e quindi le soluzioni ai problemi di questo paese. Quindi rende l'improvvisazione. Non siamo riusciti a vedere nessun progetto. Il sindaco l'altra sera, ma non per fare una critica, perché io apprezzo l'impegno che ha portato avanti certamente, però mi pare sia insufficiente, caro Pino, far vedere le diapositive di com'era il paese dieci anni fa e come è oggi, perché se ci dovessimo fare tutti quanti un giro troveremmo il paese forse un pochino più sporco di come lo abbiamo lasciato noi cinque anni fa o dieci anni fa. E allora, amici, oggi siamo chiamati tutti quanti con grande senso di responsabilità a dare una mano a questo paese, a dare una mano, a dare un minimo di soluzione ai problemi. Sappiamo e riconosciamo tutti quanti che nessuno di noi ha la bacchetta magica, i miracoli non li sappiamo fare, però ci deve essere comunque l'impegno e dobbiamo essere chiamati tutti a questo impegno, perché altrimenti Guardavalle continuerà ad andare avanti, ad andare indietro, scusate. Qualcuno parlava di storia, noi non sfuggiamo alla storia, sappiamo che nel 2003 il Consiglio Comunale è stato sciolto, io ero sindaco allora. Sappiamo nel 2012 ci sono state le dimissioni del sindaco di centrodestra, come veniva sbandierato da qualcuno. Noi non vogliamo sfuggire. Posso solamente dire che nel 2003 l'operato e l'attività dell'amministrazione comunale sono stati certificati per la correttezza che c'è stata, e i dati e i fatti ci danno ragione. E nel 2012, quando si parlava di tanti debiti, la dimostrazione reale dei debiti è che ci sono stati. Non per niente l'attuale amministrazione che ha dovuto fare 3 milioni di euro di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per fronteggiare queste io qua le delibere, dove già sono stati pagati su 3 milioni di euro, sono stati pagati 2.740.000 euro, rimangono ancora nelle casse del Comune 245.000 euro per soddisfare altre esigenze di debiti che si sono creati in questi anni, per parlare di un pregresso sino al 2014. Quindi, quando l'amico Pino Tedesco si è dimesso parlando che c'erano debiti, in realtà i debiti c'erano, d'altra parte i fatti ci danno ragione, i mutui che il Comune ha dovuto fare con la Cassa Depositi e Prestiti per circa 3 milioni di euro hanno dato dimostrazione che sostanzialmente i debiti, e non sono solamente quelli, perché se dovessimo andare a verificare abbiamo tante altre cose che probabilmente usciranno fuori. E allora noi dobbiamo puntare, mi avvio alla conclusione, dobbiamo puntare a migliorare la vita dei cittadini, quindi dei cittadini residenti, dobbiamo puntare a migliorare la vita per coloro i quali vengono, quindi per i turisti, per gli immigrati, che in effetti ogni anno che arriva qualcuno tutti quanti ci dicono: ma come mai il paese, forse sono fuori con i tempi, no, stiamo apprezzando, se no chiudo, e tutti quanti dicono: ma Guardavalle anziché andare avanti va indietro. Ma amici, ma lo vogliamo capire che in effetti Guardavalle siamo rimasti gli ultimi, non perché c'è solamente un discorso geografico, non perché siamo gli ultimi nella provincia di Catanzaro, ma perché sostanzialmente il paese ha fatto passi indietro per una incapacità di tutti quanti noi che siamo stati e siamo ancora amministratori a non avere saputo dare un minimo di risposta a quelle che sono le esigenze e i problemi di questo paese. Quindi io faccio un discorso indietro. E allora i cittadini si chiedono: cosa vogliono fare questi signori? Il sindaco, il candidato sindaco, ancora non sindaco, speriamo l'11 di giugno, ha già accennato dimissioni, litigi, screzi, è vero, ci sono stati. Ma voglio dire, due persone che litigano, e che litigano per cose sostanzialmente banali, e noi ne abbiamo avuto in questi anni discussioni banali, ma non arriva poi il momento in cui bisogna fare chiarezza e quindi ritornare ad essere amici come prima.
e anche perché quando non ci sono situazioni particolari su cui discutere o situazioni particolari che mirano a dividere quella che è la situazione di due persone che negli anni sono stati amici, e perché non si dovrebbero fare amici? Ma voglio dire, noi stiamo assistendo, avevo preso un appunto, non riesco a trovarlo, però lo ricordo a memoria, cioè noi stiamo assistendo in questi ultimi mesi, in queste ultime settimane, a una distensione tra il Presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, con il Presidente della Corea del Nord. Ma voglio dire, se questi signori si sono sparati i missili, hanno i missili che si stanno fronteggiando, e speriamo da qui a breve ci dovranno incontrare e quindi fare chiarezza su queste cose. Ma è possibile che due persone o più persone che a guardavallo non avendo nulla da dividere, nulla da discutere, non bisogna farsi amici, non c'è questa necessità di farsi amici? O due persone che vivono per un rapporto per tutta la vita, restare nemici per dividere che cosa? E allora voglio dire, torno adesso con Nicolino Montepone, vi siete litigati, ma voglio dire, avete dovuto dividere dei soldi, che cosa avete diviso? E quindi voglio dire, non è arrivato il momento, e allora il momento, dico io oggi, è arrivato. Perché non si può stare nemici per tutta la vita, bisogna fare una riflessione, oltretutto loro adesso sono anziani e quindi un passo indietro lo devono fare, parlo per loro, e di conseguenza sono cose che comunque bisogna fare una riflessione e quindi andare avanti. No, non è possibile insomma che tu per un litigio qualsiasi perché l'ha chiamato in un certo modo, ma noi ci mandiamo tutti i giorni a quel paese tra di noi, no, e quindi non rimaniamo poi il giorno, non andiamo a prendere il caffè insieme, quindi mi pare una cosa, e allora tutta sta metà litigano, la gente non credeva che saremmo riusciti a completare sta lista, a fare sta lista, cioè, abbiamo messo tutti quanti in buona volontà, certamente abbiamo fatto tutti quanti un passo indietro, riconoscendo che tutti comunque abbiamo responsabilità e tutti dobbiamo chiaramente fare le nostre, tra virgolette, riflessioni per non parlare di. Allora chiudo veramente dicendo che noi faremo una campagna elettorale all'insegna della correttezza, quindi parleremo di problemi, di quelli che sono i problemi e di come pensiamo di poter dare una soluzione ai problemi che sono tanti e certamente non lo so fino a quale punto ce la faremo. Però vi posso garantire che c'è da parte nostra l'impegno, la buona volontà, la costanza, la coerenza e quindi la forza per fronteggiare e quindi cercare di dare un minimo di soluzione. Non accetteremo provocazioni, ci sono già state alcune provocazioni, noi li mettiamo da parte, quindi puntiamo a quelli che sono i problemi, alle soluzioni dei problemi. Noi riteniamo che con l'esperienza dei grandi, anch'io oramai sono anziano, dei grandi, quindi l'esperienza dei grandi, le capacità dei professionisti, stasera ne abbiamo ascoltate alcune, abbiamo ascoltato l'avvocato, abbiamo ascoltato Carmeline che io non sapevo, mi devo complimentare con te, con Barbara, con tutti quanti gli altri che avete fatto un intervento in effetti veramente coraggioso, veramente importante perché avete messo passione e quindi credo che con queste cose si possono affrontare i problemi. E quindi con la forza dei giovani e delle donne puntiamo a sollevare questo, d'altra parte il simbolo che voi vedete, le due mani che sorreggono l'età stanno a significare proprio questo, che noi cercheremo in qualche modo di sollevare quello che sono le sorti del nostro paese. Ce la metteremo tutta, chiaramente chiediamo, è chiaro, lo chiediamo a tutti quanti voi, un sostegno, chiediamo i vostri voti, il vostro appoggio, il vostro consenso, perché credo che questa squadra ha la possibilità all'indomani delle elezioni che speriamo saranno da noi vinte l'11 di giugno di portare avanti una squadra in grado di poter dare soluzione ai problemi di Guardavalle. Vi ringrazio. Dopo aver ascoltato gli interventi di altri oratori, io non sono abituato a parlare in pubblico, però stasera è giusto anche spendere due parole. 6 anni fa io mi sono trasferito con la famiglia a Soverato per esigenze di famiglia, non per il mio legame con Guardavalle e con i guardavallesi non si è mai interrotto, anzi, appena posso, io sono sempre stato presente. Facendo un po' la storia che interessa, diciamo, me personalmente per quanto riguarda la mia partecipazione a questa competizione elettorale e a questa lista, quando si è prospettata l'idea di formare questo gruppo di persone, al di là delle tali posizioni politiche, è stata una cosa
alla quale io non potevo tirarmi indietro. Un primo risultato è stato ottenuto, quello di pacificare, diciamo, alcuni rapporti che c'erano, bisogna anche dirli, lo sanno un po' tutti. Quindi questo per me è già stato successo. La mia storia politica la conoscono tutti. Io sono stato consigliere, assessore, maggioranza, minoranza, sempre rispettando tutti, gli avversari e i colleghi di maggioranza quando sono stato di maggioranza. Noi chiediamo il consenso perché crediamo in questo progetto e per me sarà ancora di più un sacrificio, nel senso che abitando a Soverato, se un domani dovessimo avere successo come lista, ma è un impegno che io prendo e lo prendo veramente col cuore perché ci tengo a questo paese. Cosa posso dire? Ringraziare voi tutti, un piccolo pensiero lo devo fare perché da quando è che faccio politica ho sempre avuto al mio fianco, da quando eravamo nella Democrazia Cristiana, il mio compare Genzo Tedesco. Per la prima volta che io sono in posizione amministrativa senza avere la sua presenza, io e il mio gruppo. Sono convinto che anche Vincenzo avrebbe creduto in questo progetto, conoscendolo e conoscendolo bene. Persona saggia, persone che voleva bene a questo paese, persone che ha avuto la stima e il rispetto degli avversari politici per la sua saggezza. Io sono convinto che sarà con noi e che tiferà per questa squadra. Ah, allora mi riallaccio al discorso di Ciccio. Se oggi sono qua candidato a governatore Tedesco e anche il mio cugino Vincenzo per rappresentare la nostra famiglia e per l'intestazione che abbiamo fatto a Guardalle Marina, alla nostra sede come Forza Italia, anche se noi siamo qua in una lista civica e niente, essendo l'ultimo non so neanche quello che dire perché avete detto già tutto. Un in bocca al lupo a questa lista e speriamo che l'11 giugno saremo vincitori. Arrivederci. Concludiamo in tempi molto buoni, dottore Contramore, quindi siamo riusciti a dire qualcosa a tutti quanti. E, come dire, ringraziamo un po' tutti i presenti. Io voglio ribadire, per esempio, che non conoscete la candidata Maria Generosa, la quale è il momento di riferimento di tutta la montagna. Non lo so quale sarà il suo consenso elettorale, ma vi assicuro che è una persona di grande garbo, di grande volontà e anche una ragazza molto tenace, che sa quello che vuole, che sa quello che deve fare. Io, per concludere una cosa, voglio dire. La mia esperienza politica non l'ho mai concepita senza la passione. Come dire, faccio parte di una storia quando c'erano le ideologie, gli scontri, eccetera, ma nello stesso tempo ho grande rispetto e grande educazione nelle cose. Vedete, quello che sto notando, e grazie anche agli interventi, soprattutto, mi permettete, mi scusate, della dottoressa Samadi, Barbara, di Domenico, di Cosmo, dobbiamo far rinascere la passione. La passione a partecipare, la passione all'impegno, la passione ad essere presenti. Perché io, in qualche riunione, mi sono espresso nei confronti del mio
partito quando ero scritto a Bettini fino a luglio, di una insufficienza della politica. Perché non è vero che la politica è fatta solo di qualche piccolo progetto che si realizza. Perché guardate, io da sindaco, l'ultima volta che ho fatto il sindaco, abbiamo speso 14 milioni di euro di progetti di opere. Sono sotto gli occhi di tutti. Eppure ho perso le elezioni. Ho perso le elezioni, mi sono messo da parte, perché questa è la mia. Ma io voglio fare polemica, perché io ancora faccio parte di questa maggioranza, l'ho sostenuta. L'ho sostenuta con coerenza, perché sono una persona che conosco le regole della politica e non credo che può essere additata a me in coerenza. Perché quello che ho deciso di fare, di contribuire a fare, quello che abbiamo deciso di fare tutti insieme, io ci credo. Ci credo fortemente. Senza raccontare tutti gli episodi vecchi dei tentativi di unire le forze libere. E quindi non è una persona che tradisce, io rimango un uomo di sinistra che ha approdato al socialismo europeo, al riformismo, rimango quella persona che sono. Quindi non ho tradito nessuno. Forse gli altri, da questo punto di vista, hanno fatto una politica insufficiente e allontanato le persone dalla politica. Perché in alcuni casi il mio partito, quello che era il mio partito, è diventato, negli ultimi anni, veicolo per soddisfare ambizioni personali. Guardate, io, anche se non vengo creduto, non avevo nessuna ambizione di ricandidarmi a sindaco. La mia ambizione e la mia passione è di continuare a fare politica, questo sì. Mi è stato un po', quasi spontaneamente vorrei dire, indicata questo ruolo, perché nella nostra discussione non credo che c'è stata mai né polemica né discussione. Di questo io voglio ringraziare, perché è nata una cosa spontanea, la quale io sicuramente, per il mio carattere, quando decido di affrontare una cosa, cerco di portarla fino in fondo e non posso arrivare a niente. Questo non è un ragionamento che vuole riportare a guardare il mondo, perché ho ascoltato, ho sentito, ma io non seguo molto tutte le vicende sui social, no? Per tempo e perché non lo so fare. Credo che sono gli altri a guardare al passato. Perché stasera nasce a Guardavalle, si presenta una cosa nuova, inedita, mai avvenuta. E quindi nasce con entusiasmo, con voglia di partecipare e con volontà di fare. Questa è civiltà politica. Uniti per cercare di dare una spinta a risolvere quelli che sono i problemi del nostro paese. Io a questo ci credo. Quindi non ho tradito nessuno. Sono cambiato. Certo che sono cambiato. E uno non può cambiare. Cioè senza tradire quella che è la mia. Senza tradire quella che è la mia storia, perché la mia storia è una storia di sinistra, che progressivamente si è modificata e che progressivamente probabilmente si modificherà, ma rimane un uomo legato alla mia storia, alla storia della sinistra, come tutti gli altri sono legati alla propria storia. Chiudo dicendo, Francesco, credo che Vincenzo, col quale ci rispettavamo, ci temevamo, ma ci rispettavamo. Sarebbe stato felice, perché lui
nei momenti in cui parlavamo di politica, era uno dei più tenaci a dire che bisognava fare in verità. Continuamente mi diceva, ma perché non te ne passi da questa parte? Ma perché, no, non era un problema di passare da questa parte, ma perché non facciamo la lista insieme? C'è stato anche il tentativo, con Cenzo, lo sanno tutti questo perché è stato un fatto pubblico. Quindi credo che noi dedichiamo questa serata, come dire, a Cenzo, perché non pare che noi speriamo di far crescere questa passione che è nata, a farla crescere, perché ha bisogno, Guardavalle ha bisogno di unità, di armonia e di coesione sociale.